a questa mattinata darei inizio a questa mattinata urbinate di filosofia scettica filosofia scettica che ce n'è molto bisogno allora sono contentissimo di avere qua il professore Emilio Spinelli dell'Università La Sapienza che dopo che il rettore ha parlato presenterò condovizia di aneddoti, buffie e sciocchezze di vario tipo. Intanto do la, la parola al Rettore che ci ha fatto l'onore di essere qui per salutare Emilio questa, questa mattina e questo mi fa un grandissimo piacere, lo trovo un gesto di grande, di grande gentilezza e riconoscenza per noi. Grazie Giorgio. Eh, niente, grazie Enzo. Enzo. Voi che avete organizzato questi incontri, eh, insomma, sempre di livello e quindi... Qualche cosa che fa onore anche al nostro Ateneo e mh, mi fa anche piacere, ripeto, che vengono fatte qui nell'Aula Magna del Rettorato, eh, perché penso che sia anche il luogo che abbia le condizioni giuste per portare avanti anche questi tipi di seminari che si in, appunto, inseriscono nelle lezioni comandiniane, che, che hanno una storia ormai importante per il nostro Ateneo. E, e, Ringrazio il professor Spinelli di essere, di essere qua a Urbino, e, avevo visto un po' di cose, mi ero un po' informato, ma ovviamente anche se c'è questa sempre similitudine tra l'economia e la filosofia, ogni tanto fa, dico delle cose eh, un po' provocatorie, diciamo nel, nel migliore delle ipotesi, no? ma... Eh, sono cose che ovviamente non, non conosco e quindi non, non voglio dire altro, però, è, è una piccola, un piccolo tentativo di, di trovare del, delle connessioni anche. Perché no, mi sembra di capire che siamo in un'ottica dello scetticismo, in un contesto di scetticismo, dove, innanzitutto, c'è quest'idea della, della ricerca, che, che è importante, cioè, per un mondo accademico. Tutti noi siamo scettici perché altrimenti faremo forse un altro, un altro mestiere. E, ma è un, diciamo, questo della ricerca inteso in senso ampio è anche un, un discorso che di nuovo ha delle, delle, delle radici nel, nel mondo economico. Perché eh, vengono in mente soprattutto le imprese, gli imprenditori. Gli imprenditori sono delle persone che operano soprattutto nel futuro e che quindi sono nella costante ricerca di, di sicurezze, che però non, non, è impossibile, no? tenete conto io insegno un corso su, su come si fanno le previsioni economiche, ma io parto, inizio il mio corso dicendo che ovviamente il futuro non è noto, ed è impossibile conoscerlo, quindi quello che uno cerca di fare è cerca ridurre, cerca ridurre la componente eh, diciamo, di, di quella che chiamiamo incertezza o rischio, la seconda che insomma, pensiamo di avere un, una qualche distribuzione di probabilità che ci permetta di, di misurarlo. Eh, quindi c'è questo legame, no? questa, questa importanza del cercare qualcosa che, in un, in un contesto ignoto, che appunto riguarda soprattutto il futuro e che molte volte, appunto, anche nel mondo economico, ha delle implicazioni importanti. Tipicamente, quando questa incertezza aumenta, gli imprenditori, ad esempio, aspettano, non decidono di fare gli investimenti, rinviano le decisioni perché. Aspettano che diciamo, il quadro del, di quello che potrebbe essere l'evoluzione futura del contesto eh, mh, si chiarisca. Ecco, fatto questo, Mi fermo qui perché già forse sono andato oltre le, eh, però, eh, insomma, per questo che credo che ci sia. A me interessano, per quello che, che riesco a fare, queste connessioni tra la filosofia e anche l'economia. No? I primi economisti sono, erano tutti filosofi, quindi. E quindi di nuovo, niente, grazie di essere qui e buon lavoro a tutti, grazie, Giorgio. Poi tu mi sembra che sei anche un rettore scettico, no? cioè che. Lascia, lascia che i problemi pian pianino si aggiustino dando dei piccoli colpetti molto molto leggeri in maniera tale da non. <ride> e questo è, lo, è il vero scetticismo, la grandezza del politico. La conclusione di oggi, quindi possiamo anche chiudere qui. <ride> il politico scettico. Quindi Giorgio è veramente l'incarnazione della, della mattinata. Bene, grazie per queste bellissime parole, Giorgio. E grazie ancora a Emidio. Allora, Emidio è un personaggio importante è presidente della società filosofica italiana che è la più importante società di filosofia in, eh, in Italia eh, conta più di mille iscritti 40 solamente qui a Urbino la Raffaella Santi che purtroppo oggi non può essere con noi per ragioni familiari è la, la presidente della sezione urbinate ed è una società che ha un'immensa influenza culturale e quindi diciamo, il lavoro che sta facendo immenso e grandissimo che sta facendo Emilio è molto è molto importante. Emilio non solo questo, è anche il presidente. Il congresso nazionale della SFI quest'anno è stato tra Urbino e Ancona. Sì e Emilio non solo questo è anche il presidente del comitato di organizzazione del World Congress of Philosophy che sarà nel 24 a Roma, per la prima volta a Roma, dall'1 all'8 agosto che è un, un evento immenso, ci, sono, ci saranno più di 4.000 relazioni di filosofi da tutto il mondo e avviene ogni quattro anni, l'ultima volta è stata a Pechino ed è un momento estremamente importante, quindi è un grandissimo piacere che questa volta sia in Italia e sia a Roma e Emilio sia l'organizzatore. E noi siamo tutti riconoscenti a lui che ha, diciamo, riporta al centro dell'attenzione mondiale la, la filosofia italiana in un momento, credo, di grande, crescita, di grande crescita della filosofia. Credo che sia un momento veramente bello e credo il fatto che una persona come Midio sia presidente della Sfis sia proprio un segno del momento, del momento bello che sta passando la filosofia italiana. Detto questo, anche alcuni ricordi personali, e Emilio è anche un vero amico. Eh, vi racconto questo episodio, eh, io gli mandai eh, il manoscritto di un, di un mio libretto che c'entrava con Democrito, lui lo lesse con estrema attenzione, corresse decine di errori e, e poi mi scrisse una lettera dicendo guarda, ti ho corretto tutti gli errori. Comunque, secondo me, l'impresa in generale non vale niente. Io questo, ho detto, questo, questo è un vero amico, cioè è una persona che ti dice come stanno sta le cose, solamente una persona che ti vuole veramente bene, può, può dire una roba del genere. Quindi da quel momento in poi si è cementata un'amicizia veramente fraterna, e da lui ho imparato sempre tantissimo, abbiamo fatto tante cose assieme. e, e quindi sono e continueremo a farle assolutamente, e quindi sono veramente molto felice non c'è bisogno di presentarlo dal punto di vista scientifico, Emilio è, come dice, come dice il nostro editore Gianluca Mori, il maggiore esperto mondiale di scetticismo. Quindi io riporto le parole di Gianluca. Quindi, grazie ancora Emilio, grazie. Allora, grazie al magnifico rettore. Eh, sono lietissimo di essere di nuovo a Urbino, perché veramente è un luogo eh, per la Società Filosofica Italiana, ma anche personalmente, un luogo di particolare eh, come dire, stimolo intellettuale. Anche perché per dirla con un termine quasi cinematografico, nel congresso l'abbiamo fatto veramente strano perché abbiamo fatto etica, economia, ecologia. Per cui, insomma, li abbiamo, abbiamo messo insieme cose che nella storia della sfida della società filosofica italiana non, non si erano neanche mai accarezzate. Quindi, metterle insieme dimostra che quello che lui ha detto, cioè che questa eh, diciamo, possibilità di intreccio è reale, è concreta e, secondo me, anche feconda, come ha dimostrato anche il congresso. Grazie a, a, a Enzo, il quale però ha riportato in maniera. Adesso non voglio fare il filologo, ha riportato in maniera un po' distorta quello che io ho scritto. <ride> diciamo, forse un'attenta un 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 revisione delle, delle quellen, delle, delle fonti, mostrerebbe che c'è un piccolo errore in quello che ha detto, e soprattutto nella parte finale. Anche perché io invece gli ho chiesto scusa e me lo ricordo benissimo perché la mia lettura era stata la lettura di un antichista violento, nel senso che come tutti gli antichisti sono persone assolutamente impresentabili al, al mondo e vivono in questa diciamo sorta di... Culto e venerazione per la precisione e per l'esattezza, per cui io ho letto il suo eh, manoscritto esattamente con questo spirito: uno spirito per nulla benevolo, ovviamente, ma assolutamente critico, nel senso più radicale e forte del termine. Siccome mi era stato chiesto di fare questo, ho fatto il mio mestiere, soprattutto Gianluca mi aveva chiesto questo, e quindi questo ho fatto, ma senza so però da lì è nata veramente una bellissima amicizia. Quindi grazie eh, alla relazione che mi preme molto più di tutte queste cose, e grazie ovviamente per per l'accoglienza e per la presentazione. Vorrei però premettere un, un warning, un caveat, un, insomma, andateci, una cosa di questo tipo. Eh, questo è il sito ufficiale del congresso del 25 Congresso Mondiale di Filosofia che finalmente comincia a partire nella sua veste. Come vedete abbiamo messo subito Call for Abstract perché c'è assolutamente la possibilità già di cominciare a presentare, sottomettere, eh, diciamo, proposte per parlare in una delle 89 sezioni tematiche, che non sono poche, vanno dalla filosofia daoista alla philosophy of teaching, passando per tutto quello che è possibile immaginare dentro l'universo della filosofia. Perché? Perché ovviamente debbono rispecchiare quei 4-5 mila colleghi che verranno e che verranno dal nord, dal sud, dall'est e dall'ovest, questo è un congresso mondiale nel senso più pieno del termine, dove si incroceranno e discuteranno prospettive, modi di intendere la filosofia estremamente diversi gli uni dagli altri. Questo non è però un, un motivo di freno, ma è anzi il vero scopo del congresso, cioè riuscire almeno a intervalli regolari a mettere intorno a un tavolo sensibilità filosofiche diverse per fare in modo che dialoghino. Certo, ci sono un po' di problemi, infatti chiudo con una battuta, non vi illustro il sito, insomma poi se, se ci andate mi fa piacere e soprattutto eh, crescete e moltiplicatevi, usiamo questo termine, farebbe piacere anche all'attuale governo, ehm, nel senso politiche della famiglia, eh, crescete e moltiplicatevi soprattutto se possibile con i nostri giovani colleghi e colleghe, perché ovviamente questa è un'occasione unica. Per loro, nel senso che magari si occupano di qualche cosa che è trattato da uno delle persone che sta nelle plenari, nei simposi o che fa il chair, la Chair Person in una delle sezioni tematiche ed è il momento in cui incontrarla, discutere, nascono le cose più tremende nelle occasioni scientifiche, soprattutto se sono in presenza, più difficile che nascano a distanza. Però insomma, la speranza è che lo faremo in presenza e quindi è una grande occasione. Così come è una grande occasione, e poi sto veramente zitto su cui la, la, la nostra associazione sta insistendo molto, eh, il coinvolgimento della scuola secondaria superiore, dei colleghi del liceo perché noi siamo l'unico paese in cui c'è l'insegnamento della filosofia per tre anni, non in tutti gli ordini di scuole, però in una buona parte delle scuole. Questo vuol dire che noi abbiamo una potenziale platea, un potenziale bacino di filosofi in erba che andrebbero assolutamente coltivati. Allora, con le sezioni della SFI, con le 40 sezioni della SFI, stiamo cercando di sensibilizzare i colleghi proprio in questa direzione, cioè fare in modo che comincino a lavorare fin dal 2023. Per preparare, ci sarà una la domenica che, che cade fra il primo e l'otto, non mi ricordo il giorno preciso, scusatemi, ma la domenica sarà interamente dedicata alle, alla, alla, alle student sessions, che sono proprio per gli studenti di scuola secondaria, non sono per i colleghi giovani, e le colleghe andranno ovviamente nel, nei, nei vari eh, slot delle sezioni tematiche, ma lì c'è una giornata intera. Allora, perché... Invece di perdere tempo per le Olimpiadi di filosofia, non preparare per esempio eh, i ragazzi di questo o quel liceo per farli partecipare a un'occasione di questo tipo. Secondo me sarebbe veramente un moltiplicatore, e lo, lo dico in una maniera che insomma, voglio dire anche un po' di parrocchia sarebbe un modo per far vedere che come ha detto giustamente Enzo la filosofia non solo non è morta in Italia ma è assolutamente viva ed è viva anche ad un, ad un livello di formazione di base e non solamente per chi ha deciso malauguratamente di farne eh, diciamo la, la scelta della propria vita quindi questo è un po' il senso comunque sta lì e, e va bene così allora l'idea oggi è di portarvi invece molto indietro eh, portarvi molto indietro Grazie. Okay. Speriamo di riuscire a manovrarlo perché con questa insomma. allora, come vedete, portarvi indietro è stato più volte citato: insomma, il mio scarrafone, cioè sesto empirico. Perché però andare indietro? Per, 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 una, diciamo, per una scelta assolutamente militante, lo voglio dire subito perché non voglio, velare, cioè non voglio far finta di essere neutro, eh, no, democristiano nel senso peggiore del termine, no, io cercherò di difendere Sesto Empirico e la scelta pirroniana perché secondo me è un modo ottimo per vivere la nostra vita. Okay. Cioè, lo dico proprio subito, in modo tale che lo sappiamo. Il percorso sarà un po' eh, accidentato, però diciamo, lo scopo del gioco sarà questo. E infatti, vero, verità, vita... Vero e verità magari faranno la, la felicità di molti dei presenti che campano su queste cose come filosofi della scienza, come logici, eccetera. La vita spero che fa li faccia felici ugualmente. E il punto di partenza è un attacco, come è legittimo aspettarsi, dagli scettici che hanno una fortissima parse destruence, quindi l'attacco è contro un certo tipo di logica, che per sesto era la logica dogmatica, scopriremo che è soprattutto la logica stoica. Ma in realtà, se, se si volesse dare un sottotitolo più pregnante, eh, direi che il, il, il contributo di oggi oscillerà fra le deficienze, nel senso ovviamente etimologico del termine, eh, epistemologiche, e le soluzioni pragmatiche. Questo potrebbe essere un sottotitolo. Allora, eh, fermo restando che lo scopo degli scettici è andare a, a mostrare o stendere la deficienza dei dogmatici, sempre in senso etimologico, fermo questo non significa che mostrare la deficienza epistemologica tolga le soluzioni eh, legate alla vita quotidiana. Al contrario, Proprio l'assenza di una forte ipoteca epistemologica rappresenta il modo migliore per vivere la vita tutti i giorni, quello che Sesto chiamava il coinos bios, la vita comune. Questo è il quadro generale. Allora, il problema della giustificazione del nostro agire è un problema che ovviamente non, non, non viene inventato dagli scettici, non finisce con gli scettici, è, è, è tale a tutte le latitudini diciamo così, della storia del pensiero, secondo me non solo occidentale. E la tentazione qual è? La tentazione è quella di... Eh, la tentazione e lo scopo è quello di, di andare a vedere se questa giustificazione del, del nostro agire è possibile anche per lo scetticismo antico, anzi più precisamente per quella particolare forma degli scetticismi antichi, perché le famiglie scettiche sono due nel mondo antico, quindi io tendo a evitare di parlare di scetticismo greco, ci sono gli scetticismi greci, due famiglie diverse, con radici diverse, con scopi diversi, con obiettivi diversi. Una delle due è appunto il cosiddetto movimento neopirroniano, fondato da Nisidemo nel primo secolo a.C. e di cui sesto è per noi come dire, il rappresentante unico, perché di Enesidemo non ci abbiamo niente, tranne il resoconto di quel pazzo di Fozio, il patriarca Fozio, che ovviamente conclude dicendo, però poi, dopo averlo esposto, però poi buttatelo, perché l'unico buono è Platone, quindi, insomma, potete immaginare qual è il tasso di attendibilità di un resoconto del genere. E nel caso di Sesto non sappiamo nulla, non sappiamo quando è nato, dove ha agito, non sappiamo niente, c'è incertezza perfino sulla collocazione cronologica, però abbiamo tutte le opere. Il che, insomma, francamente... Questo a chi se ne frega di sesto, abbiamo le opere, per fortuna almeno quelle ci possono servire. Ed è una forma molto particolare di scetticismo, ovviamente, perché è una forma di scetticismo che eh, intreccia la critica a quelle che potremmo chiamare le deter determinazioni teoriche veritative con la prospettiva di poter costruire una prassi etica. Questo è il sesto che io conosco e che ho studiato dal 1987, quindi non solamente una fonte. Non solamente una sorta di cloaca, di bacino dove sono confluite notizie di molte scuole, di molti altri indirizzi, ma un autore, un autore dotato della sua personalità e anche delle sue soluzioni, che a mio avviso sono assolutamente originali e che possono ancora oggi costituire un buon banco di prova per i nostri eh, eh, dibattiti. Allora, punto di partenza, il, il target, come si direbbe oggi, di sesto qual è? È la posizione dei dogmatici. Qual è la posizione dei dogmatici dal punto di vista della giustificazione dell'agire? Che si possono dare soluzioni etiche if, come amate dire voi, eh, se e solo se noi abbiamo alle spalle delle, delle, delle eh, norme, delle regole assolutamente forti, eh, uniche, prescrittive, assolute. Cioè solo se noi sappiamo che cos'è il bene, la metto un po' brutale con la B maiuscola, possiamo di conseguenza anche agire coerentemente. Se non lo sappiamo siamo condannati e questa è una lunga storia eh, di accuse agli scettici. Se, non abbiamo, se mettiamo in discussione questa normatività assoluta dei punti di partenza del nostro agire, allora o diventiamo come, come eh, la testa della, della gorgone eh, in Narcisilao, che paralizziamo la vita in ogni istante, oppure diventiamo, e questa è un'accusa che troviamo già in Platone nel Teteto, ma anche nella Metafisica, nel quarto, nel libro della Metafisica, diventiamo come delle piante. Cioè nel momento in cui non abbiamo la spina dorsale di valori assoluti, noi siamo come i gerani che io ho sul balcone. Sostanzialmente, questa è un po' l'accusa di apraxia, di, di anenerghesia o apraxia che viene fatta agli scettici. Allora, accusa antica, quindi, come vedete, parte da Platone, anche se non c'era ancora il pirronismo, eh, reiterata da Aristotele e, e poi fatta proprio ovviamente soprattutto dagli stoici contro un altro tipo di scetticismo che era quello accademico. Allora, il ragionamento dogmatico, per volerlo riassumere, è estremamente lineare. Se noi vogliamo eh, avere un atteggiamento etico coerente, ci deve essere un punto di partenza non negoziabile, nel senso che non, non ci, non, lì non si discute più. Quindi chiunque scelga di compiere un'azione lo fa in virtù di una teoria, ovviamente possiamo essere ancora più precisi in virtù di una teoria filosofica, e allora è la forza del logos filosofico quella che impone dei paradigmi comportamentali assoluti, solidi, inamovibili. E di conseguenza ci porta a dare un giudizio assolutamente incontrovertibile, fa, vado al contrario, su ciò che è decente e su ciò che è indecente, su ciò che è buono e su ciò che è giusto, ergo su ciò che è vero e su ciò che è falso. Perché questa è poi la deriva. Nel momento in cui noi vogliamo rendere assolutamente stabili e non discutibili le premesse dogmatiche del nostro agire, esse lo sono, perché sono vere e non false. Questo è, diciamo, un po'. In, in grosse linee il, 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 il percorso del dogmatico. Allora, questo che cosa vuol dire? Credo di averlo riportato anche nell'abstract, che l'unico strumento adatto per guidare la nostra vita sarebbe una razionalità eh, non solo per, eh, perfettamente dispiegata ma anche normativamente inattaccabile. Nicola Svescher lo ha espresso molto bene nella frase che riportavo. E quindi è solo il possesso conoscitivo che darebbe un'immediata forza condizionante alla nostra prassi. Noi possiamo decidere se e come comportarci se abbiamo alle nostre spalle una serie di eh, credenze fortissime, grazie a cui noi sappiamo, e sottolineo sappiamo, quindi è un problema di conoscenza, sappiamo eh, dove dobbiamo andare. Quindi i fondamenti delle nostre decisioni positive come anche dei nostri atti di rifiuto, cioè quello che noi decidiamo di fare o quello che decidiamo di non fare, sono inevitabilmente legati all'unica garanzia del possesso di una, di una razionalità cogente. Okay? Ora, se questo è vero, come dire, chi nega qualsiasi forma di credenza, chi combatte l'armamentario dogmatico, chi rifiuta questa funzione guida della razionalità pienamente dispiegata, eh, che cos'è? Come dire, adesso ci sarebbero molte risposte, è un mollusco, è uno che al massimo potremmo assimilare a, a, a forme di oblomovismo, okay? cioè un oblomov eh, antico: è una persona che non ha assolutamente i punti di riferimento in virtù dei quali poter agire. Naturalmente, da questo punto di vista, molti interpreti sono diventati ancora più cattivi nei confronti dello scetticismo e hanno detto che chi non ha questo set di credenze assolutamente forti, lo ha fatto perfino Martha Nussbaum in un articolo. Eh, Poco raccomandabile, uscito nel 2000, eh, praticamente Marta Nussbaum ha detto: Beh, uno scettico che, che cos'è? Uno scettico è esattamente il prototipo del nazista, perché ovviamente uno scettico non ha eh, la spina dorsale, non ha il midollo, non ha il retto Rolls, e quindi ovviamente che ce lo teniamo a fare? Meglio ammazzarlo subito, così. Sostanzialmente è questo il, il, il tono dell'articolo di Marta Nussbaum. Qualcun altro ha detto addirittura che lo scettico sarebbe colui che, che per primo corre sotto il balcone di Piazza Venezia ad acclamare. Benito, insomma diciamo lo scettico non ne esce proprio bene da, da, da questo confronto con i dogmatici, allora non, sembra non esserci, mettiamola così in una maniera un po' più neutra, sembra non esserci nessuna via d'uscita pragmatica, razionale non c'è di sicuro, perché ovviamente viene rifiutata, ma pragmatica per lo scettico. E secondo me invece non è così. Non è così. Quello che voglio fare oggi è esattamente cercare di mostrare che non solo c'è una via d'uscita per lo scettico, ma che è la migliore via d'uscita percorribile per chiunque voglia stare in questo diciamo nostro BIOS, in questa nostra vita quotidiana. Allora, da dove partiamo però? Come vi ho detto prima, quando noi maneggiamo nozioni scettiche come decente, indecente, buono, eh, eh, cattivo, in realtà dietro abbiamo il binomio vero-falso. Allora, che cosa ho fatto? Sono andato a cercare. L'unico passo, ed è l'unico passo in tutta la ricca documentazione della storia antica, in cui viene teorizzata una netta differenza fra vero e verità. Non ce ne sono altri, quindi qui sesto è fonte unica sostanzialmente. Vi dico subito che ovviamente questa distinzione si regge se e solo se, scusate se faccio anche il mio mestiere di storico della filosofia, se la contestualizziamo e cioè se la riferiamo al vero obiettivo polemico di sesto, e cioè lo stoicismo. Una distinzione del genere regge solo se è parassitaria, se è camaleontica, se è ad personam eh, contro lo stoicismo altrimenti non si regge. Allora che cos'è il brano il lungo brano che, che, che voi avete come testo 1 eh, del handout? È eh, du, PH2, PH sta abbreviazione latina dei lineamenti pirroniani eh, non è come spesso dico il tasso di fosforo che c'è da qualche parte ma insomma è, è, è l'abbreviazione PH2 8096 sono tantissimi paragrafi molto articolati in cui Sesto eh, diciamo dopo aver nei paragrafi precedenti distrutto, fatto a pezzi l'idea Idea dogmatica che esista un criterion tessaleteias, un criterio della verità, eh, si muove secondo il suo solito metodo. Dice, vabbè, ma facciamo finta che pur avendovelo già demolito ci sia un criterio di verità? Quindi una, una, eh, una, la si chiama un'argomentazione ad abbondanza. no? Cioè, facciamo finta, concediamo che eh, esista questo, questo criterio di verità. Eh, se esiste il criterio di verità, noi dobbiamo capire però che cos'è la verità inevitabilmente perché cioè, l'abbiamo demolito il criterio lasciamo in piedi la verità no, allora ci occupiamo della verità e qui l'attacco di Sesto Dopo aver, ribadisco, eh, accumulato una serie di obiezioni molto forti contro il, contro il criterio che secondo una prospettiva eh, contemporanea sarebbero sufficienti per evitare qualsiasi forma di fondazionalismo, fra parentesi, Sesto, fedele a questo suo metodo diciamo, sovrabbondante, concede per ipotesi che però ci sia un criterio di verità. Allora, se c'è un criterio di verità dobbiamo... Eh, Cercare di capire che, che, che cos'è la verità e che cos'è il vero perché? Perché alcuni dogmatici hanno distinto il vero e la verità. Quindi Sesto non sta qui proponendo una sua positiva versione eh, epistemologica delle questioni riguardanti il vero e la verità, prende quello che dicono gli stoici e lo attacca in maniera parassitaria. Okay? Quindi, chi è che ha detto che si distinguono il vero e la verità? Non gli scettici, che ovviamente non hanno posizioni positive, ma gli stoici. Allora. Eh, che cosa vuole fare Sesto con il suo attacco? Lo dice subito questo attacco ad hominem. Da una parte, vuole mostrare che la verità è insussistente. Scusate qui un po' di, diciamo, di greco: il verbo usato è iuparchein. Allora, euparkine è un verbo che significa per un greco che qualcosa c'è proprio. Eh? Ecco, euparkine è questo qui, cioè qualcosa che, che, che sussiste e, e sta di fronte a noi in maniera forte. E bisogna mostrare che la verità è insussistente e il vero è inesistente. E qui il verbo usato stai è molto più debole, perché ovviamente non è l'esistenza sulla quale noi andiamo a sbattere, ma potrebbe essere un'esistenza, chiamiamola così, di carattere teorico. Però in ogni caso bisogna demolire tanto la verità, quanto il vero. Questo è l'obiettivo. Eh, il senso di questo attacco è ovviamente basato sulla distinzione fra vero e verità. Unico testimone è Sesto per questa distinzione che è stoica. Sappiamo che è stoica perché nel passo parallelo dei contro i dogmatici, nella versione più lunga di PH2, eh, nell'attacco contro i dogmatici, eh, Sesto riporta le stesse argomentazioni citando gli stoici e poi degli anonimi tines, alcuni. Batti a capire chi era, cioè questi lavoravano così, magari fra loro si capivano, noi purtroppo non ci abbiamo più nulla, e quindi... però gli stoici ci sono di sicuro, quindi è una loro distinzione. Allora, che cosa... Che cosa in implica e comporta immediatamente la distinzione fra verità e vero. Beh, ve lo dico con eh, Long e Sedley, che non sono diciamo, sospettabili di essere innamorati dello scetticismo antico, ma Long e Sedley, che sono quelli che, insomma, meglio hanno raccolto le testimonianze di filosofia ellenistica eh, negli anni, alla fine degli anni Ottanta, commentano questo brano dicendo che eh, beh, questa è una distinzione molto importante perché, è, li cito epistemological and ethical. Quindi, diciamo, mi legittimano a considerarla non solo epistemologica, ma anche etica, perché ovviamente mettere in discussione la verità e il vero non è solo, come dire, un giochino fatto sul filo dell'epistemologia, ma ha immediate conseguenze anche di carattere etico. L'attacco è articolato nei, nei, nei paragrafi 81... Ecco, eh, dovrei... Posso fare qualcosa io qui? No. Perché era più grande prima? Era più bello prima? Eccolo, perfetto, ok, grazie. Sì, 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 ok, grazie. Allora, come è articolato questo attacco? Nei paragrafi 81 e 82 è eh, articolato in una maniera ordinata in cui Sesto opera sempre. Si dice che il vero differisce dalla verità in un triplice senso per essenza, per costituzione e per capacità, per usia, per siustasis e per dynamis. Ora, il primo elemento di differenza fra eh, vero e verità è, da un punto di vista stoico, il più importante, perché l'essenza stessa del vero e della verità è diversa. Questo è il problema stoico fondamentale su cui Sesto si sofferma, perché la verità è corporea per uno stoico. Gli stoici sono radicalmente materialisti e ritengono che la verità non sia una cosa che si acchiappa come le farfalle nei nostri, nelle nostre gabbie mentali, quella del te per teto, no, la verità è una condizione, è un certo modo d'essere, post econ dicono gli stoici, è un certo modo d'essere del nostro egemonicon, il quale egemonicon, la nostra parte direttiva, è un pezzo di pneuma che ha una certa tensione è una roba materiale quindi la verità è una, è, una, è una condizione di carattere materiale il vero no il vero per gli stoici è, è tutto incarnato dall'ecton, dal significato che è uno dei quattro incorporei che gli stoici ammettono quindi diciamo, abbiamo già un piccolo problema perché la verità è una cosa e il vero è un'altra cioè la verità è il modo in cui la nostra struttura mentale completamente materiale è, si atteggia e il vero invece è qualcosa, noi diremmo oggi, che vive solo in ambito proposizionale, perché questo è il lecton. È, è quello che Sossur avrebbe chiamato il significato, è quella cosa che sta fra l'oggetto e, e la sua denominazione, ma che per uno stoico è eh, proprio fortemente e assolutamente incorporea. Quindi so, questo è già un piccolo problema, perché appunto eh, se la verità che viene anche definita la scienza assertoria dei veri. Quindi, allora anche la scienza non è per uno stoico una condizione immateriale. La scienza è la condizione materiale dell'egemonicona del, dell del saggio, chiaro? Cioè è il modo in cui lo del saggio si atteggia e si eh, costituisce nei confronti del mondo. Quindi, questo, se è vero per, eh, se è vero per eh, eh, gli stoici, vuol dire che la verità, in quanto tale, è possesso unicamente del saggio, perché solo il saggio ha l'egemonicon perfettamente formato e se ce l'ha solo il saggio, tutti gli altri ovviamente non ce l'avranno mai. Il vero, invece, come abbiamo detto, è a disposizione di tutti, cioè, adesso la dico in maniera un po' brutale, la verità... La può, la può avere solo il Sofos. Il vero lo possono mangiare tutti, perfino Enzo e io, cioè perfino i Fauloi, perfino Gentaccia può come dire, giochicchiare con le proposizioni del vero. Ma noi non raggiungeremo mai la verità perché lui è deficiente e io pure. Ovviamente, deficiente da un punto di vista sempre etimo etimologico, è chiaro? Allora, il, questo è il primo livello, è il livello essenziale. Già su questo abbiamo un problema. Il secondo livello è quello della siustasis, della composizione o della costituzione. Bene, anche qui verità e vero sono completamente diversi. Perché la verità è la conoscenza di un insieme composito di molti veri, quindi è qualcosa di come dire, sintetico, mentre il vero è l'assoluta, dice Sesto, semplicità di un'asserzione del tipo io discuto. Quindi, mentre la verità ha a che fare con una concatenazione molto elaborata di molti veri, quindi di molti universi proposizionali, il vero è semplicemente una proposizione, io discuto. Il terzo livello è quello della Dunamis. Ora, Dunamis ha tanti... Significati in greco, tradurlo con capacità non è sbagliato, eh, anche io l'ho fatto, però qui forse la traduzione merita un, una piccola glossa. Allora, che vuol dire che si differenziano per diunamis? Vuol dire che si differenziano per la loro funzione conoscitiva. La verità è una cosa e il vero è un'altra. La verità è una proprietà esclusiva della scienza, che a sua volta è una condizione materiale dell'egemonicon del saggio. Mentre, come dire. La possibilità di esprimere il vero, che è una semplice proposizione, può toccare anche al non saggio. Quindi diciamo che la distinzione stoica fra verità e vero apre una netta separazione fra verità e vero, appunto, che li fa risultare fra di loro incompatibili. Ora, voi capite bene che questo cioè, implica il fallimento stesso della nozione di verità e di vero, perché se si contraddicono a vicenda, ovviamente non è che possiamo prendere uno e buttare a mare l'altro. No? Naturalmente se ci poniamo da una prospettiva che è quella degli stoici. Allora, perché Sesto si sofferma sulle nozioni di verità e di vero? Lo dice, lo dice nei eh, nel paragrafo 84, nel lungo paragrafo 84, e eh, lo dice perché quello è il suo metodo. Dice, allora, vogliamo, usa una metafora militare oggi, Insomma, non è molto bello oggi, in questo momento, usare metafore militari, ma purtroppo insomma, sesto le usa, è come quando noi decidiamo di attaccare un fortino e se vogliamo far cadere le torri dobbiamo abbattere le mura, cioè gli attacchi vanno portati alle fondamenta. Le fondamenta del sistema stoico sono esattamente la verità e il vero. Se noi demoliamo la verità e il vero, abbiamo demolito tutto il sistema stoico. Quindi diciamo un attacco economico, da un certo punto di vista, lo, lo ribadisce in molti altri pezzi e, e passi della sua opera. Questo è quello che differenzia per esempio la modalità di polemica dei, dei pironiani dalla modalità di polemica degli accademici scettici. Gli accademici scettici spezzettano tutte le argomentazioni in bits and pieces su cui poi si fermano per 12 giorni. Gli scettici si accontentano di abbattere le fondamenta. Una volta abbattute le fondamenta non c'è più spazio per, per nulla. Quindi da un punto di vista metodologico Sesto è mh, abbastanza, diciamo, contento già, però non è sufficiente questa distinzione fra verità e vero e questa incompatibilità su più piani fra verità e vero, perché sesto usa altre armi, allora facciamo finta che almeno il vero si possa salvare. Okay? Allora, se si salva il vero, abbiamo subito un problema per uno scettico, che c'è una indirimibile diafonia e discordanza sul concetto di vero fra tutte le scuole filosofiche dogmatiche, cioè uno dice che è vera una cosa, uno dice che è vera un'altra e ovviamente, come dire, una affermazione che volesse asserire che il vero esiste dovrebbe rispondere come dire, a, una a una serie di criteri e soprattutto non dovrebbe cadere sotto la rete scettica di Agrippa che Sesto in questo caso usa. Nell'end-out vi ho riportato, questo siamo al paragrafo 85, vi ho riportato schematizzando nel punto 1, ph285, eh, il, il procedimento di Sesto, si parte dall'affermazione che il vero esiste. Come può essere avanzata questa affermazione? Senza dimostrazione o con dimostrazione? Beh, se è avanzata senza dimostrazione... Direi che è immediatamente priva di fiducia e quindi è chiaro che non è che il primo che passa si alza una mattina e dice questo è vero, io gli chiedo perché, chi se ne frega. Non è, funziona molto bene. Così. Allora, vabbè, però c'è il vero con dimostrazione. Ok, ma la dimostrazione è falsa o è vera? Perché se la dimostrazione è falsa è priva di fiducia. Se la dimostrazione è vera, noi dimostriamo una dimostrazione vera che dimostra una dimostrazione vera, qui abbiamo un circolo vizioso, un diallele. Facciamo finta che si, sia si accetti l'idea che la dimostrazione sia vera e che si dia una dimostrazione vera, ma bisogna dare una dimostrazione vera della dimostrazione vera e quindi cadiamo nel regresso all'infinito. Stop, il dogmatico non può giustificare l'affermazione secondo cui il vero esiste. Ora, ai paragrafi successivi, 86-87, eh, c'è di nuovo un attacco. Questo ve lo risparmio perché veramente è una cosa che può piacere a solo, credo, 5-6 persone al mondo, perché, forse meno, perché è basato di nuovo su una categoria propria dello stoicismo, cioè l'attacco è l'attacco al T, a questo generico qualcosa da cui secondo gli stoici poi si potrebbe far deriv derivare tutta la struttura della realtà. Questo qualcosa com'è? Vero, falso, né vero né falso, eh, sia falso che vero, eh, insomma, e sesto si diverte, però insomma, diciamo, facciamolo divertire da solo perché non voglio ammazzarvi fino a questo punto. Più interessanti sono i paragrafi 88-90, perché? Perché in questo caso Sesto argomenta, ancora una volta partendo dall'ipotesi e dando per scontate che possano esistere cose vere, anche se abbiamo appena visto che questo è stato già demolito, e rispetto alla possibilità che esistano le cose vere, sesto si chiede, è il secondo schema che avete a pagina 6 dell'end-out, le cose vere come sono? O sono solo apparenti, o sono solo non apparenti, non evidenti, cioè il termine greco è adelon, adela oscure, oppure sono alcune apparenti e alcune eh, oscure, non evidenti. E allora anche qui l'argomentazione la, sestana secondo me può essere ricostruita secondo uno schema, allora o tutte le cose apparenti sono vere, e tutte le cose apparenti sono vere, allora vuol dire per peritropè che ad alcuni appare che non vi sia nulla di vero. E quindi, come dire, ci siamo dati la zappa sui piedi. Ma allora, facciamo finta che invece se solo alcune cose apparenti siano vere e altre false. E come facciamo a dire che sono vere? Con un giudizio o tramite un criterio. Ma questo giudizio e questo criterio come sono? Non evidenti, cioè oscuri, o evidenti. Se sono oscuri, voglio dire, è inutile che percorriamo questa strada, se sono... Eh, apparenti, cioè se sono in qualche modo evidenti, dovranno essere dimostrati tramite un altro criterio evidente e questo ci porta al regresso all'infinito. Oppure, analogo schema, tutte le cose oscure sono vere e beh, insomma, qui è un po' un problema perché il numero delle stelle com'è, pari o dispari? Cioè, non, siamo un po' nei guai, quindi non è possibile che tutte le cose oscure sono vere. Allora, solo alcune cose oscure sono vere e altre false. Eh, ho capito. Come lo affermiamo? Con un giudizio tramite un criterio. Com'è questo giudizio e questo criterio? Apparente? Eh no, impossibile per definizione, perché solo le cose oscure sono vere. Oppure è non evidente e cioè oscuro, ma allora avremo bisogno di un altro criterio e quindi c'è un regresso all'infinito. Quindi, al di là della tecnicità delle argomentazioni di Sesto, quello che Sesto vuole ottenere... È ovviamente la, la totale eh, abolizione della possibilità di affermare che esistano delle cose vere e soprattutto che queste cose vere possano essere o evidenti o oscure. Ora qui c'è l'unico passo, anche su cui vado veloce: 95-96, paragrafi 95-96. Eh, l'unico passo di tutto il corpus sestano in cui sesto. Mette in discussione, disserendi causa ovviamente, cioè solo per ragioni diciamo, per divertirsi, per, per un paignon, per un gioco di carattere intellettuale, mette in discussione perfino l'attendibilità la, eh, la delle cose evidenti. E, insomma voglio dire, per uno scettico, come, come capirete dalla seconda parte della relazione, però lo fa perché? Perché ovviamente qui deve dimolire la nozione di evidente, non nel senso scettico del termine, non, non il phenomenon come lo accetterà lo scettico, ma il phenomenon come lo accettano i dogmatici in quanto utile ad asserire la verità assoluta delle cose. Quindi anche questo ve lo risparmio perché insomma, non, non è il caso. Comunque, diciamo che alla fine di questa lunga, di questa lunga eh, struttura argomentativa, paragrafi 80-96, abbiamo questa situazione. È crollato il vero e con il vero è crollata anche la verità e comunque non andavano molto d'accordo fin dall'inizio perché come abbiamo visto erano due cose eh, non conciliabili è stata demolita la pretesa di una spiegazione semiotica del reale perché alla fine Sesto dice vabbè però i dogmatici potrebbero dire che le cose vere si possono dimostrare tramite dei segni tramite dei semeia eh, eh, non ovviamente rammemorativi ma indicativi che, che consentano il passaggio da ciò che è oscuro a ciò che che è evidente, ma anche quelli nel prosieguo della trattazione Sesto li distrugge, distrugge il segno, distrugge la dimostrazione, toglie tutte le armi possibili agli scettici ai dogmatici, quindi attacca subito dopo la dimostrazione subito dopo il segno, poi la dimostrazione e, insomma non rimane più nulla allora nel momento in cui una cosa importante che dico sempre qui non c'è in PH2 ma nel passaggio parallelo di M8 di adversus matematico 8 Otto, è bene saperlo anche per dirlo ai, no, ai nostri studenti. Eh, la chiusa dell'ottavo del, libro è meravigliosa perché Sesto dice: vabbè, qualcuno potrebbe accusare lo scettico di aver fatto una dimostrazione contro la dimostrazione, quindi lo scettico potrebbe essere accusato di essere più dogmatico dei dogmatici perché ha fatto un apodexis contro l'apodexis. Sesto dice: Beh, peccato che non avete capito niente perché l'apodexis dello scettico è come il fuoco che brucia se stesso e le cose che bruciano. È come i purganti che espellono dal corpo le cacche e poi anche se stessi, ed è come la scala salita sulla quale una volta arrivata ad un certo punto gli si dà un calcio, Tractatus 6.54, ovviamente. Poi ovviamente non saliamo al mistico con un sesto, quelli sono problemi di Wittgenstein ovviamente, però si copia, eh, ragazzi, si copia alla grande in storia della filosofia senza dare a Cesare quel che è di Cesare. E questa cosa a me come antichista mi fa innervosire parecchio. Chiusa la parentesi latamente polemica. Okay. Comunque, insomma, non c'è nulla. Quindi abbiamo, siamo nudi, il re è nudo. Allora, eh, non abbiamo, sembra che non ci sia più nulla a cui appigliarci, a cominciare dal vero e della verità, per orientarci nella vita quotidiana. Allora, che cosa si fa a questo punto? Allora, si fugge in Tibet e si fanno, diciamo, ci si taglia le vene, oppure si cerca di vivere comunque? Perché non è che possiamo adesso, perché è finito tutto, no, no, cioè abbiamo demolito tutto, che facciamo? Ci buttiamo dalla finestra, possibilmente in alto, così ci facciamo male. No, mh, i giochi sembrano chiusi, sembrano chiusi. Ma invece esiste, secondo me, un modo diverso di vivere, un modo di vive, diverso di vivere ogni giorno e in ogni luogo. Lo scettico ovviamente può esibire questo nuovo modo. È chiaro che la cosa che ha sempre attratto di più, pensate a Hegel, eh, dello scetticismo, soprattutto dello scetticismo antico, è la forza della pars destruens. No? Se voi leggete le pagine che Hegel, Hegel eh, dedica nelle Forlesungen, eh, nelle lezioni sulla storia della filosofia, allo scetticismo pirroniano, dice: Ah, è una meraviglia perché dimostra il mio sistema, sostanzialmente, perché Hegel era un po' come Aristotele, cioè se la gente diceva quello che diceva lui, bene, se no era tutta gente da bruciare. E, dice: Vabbè, in fondo, lo scetticismo è una meraviglia perché, perché lo scetticismo è l'immane forza del negativo, è quella che, distrugge tutto, è l'antitesi, ma poi gli scettici si fermano perché ne affanno, dicono dico a Roma cioè sono un po' lenti, e invece io Hegel poi ho la sintesi, quindi ragazzi, sono io il grande. Okay. Come faceva Aristotele è uguale, se leggete il primo libro della metafisica è esattamente identico, nel senso che non c'è, tutti gli altri arrivano fino a un certo punto, ma sono parzialmente cretini, totalmente cretini, in parte, in parte intelligenti, ma poi arrivo io e taratat, c'è il... Indiana Jones. E in questo caso la pars destruens è quella che attira di più, ovviamente. Cioè, ora, tutto quello che ci offre uno scettico per demolire alcune, in molti casi diciamo, troppo, troppo rigide, posizioni dogmatiche. Ci attira di più, quindi la gente che, se che legge Sesto Empirico si ferma qui, <ride> okay? dice: Oh, mazza, Sesto Empirico mi ha fornito un armamentario per abbattere il vero, la verità, il segno, la dimostrazione. Che volete di più? Un lucano, cioè, facciamo la, la, la pubblicità, quindi, insomma, questo è l'errore di chi legge lo scetticismo antico, l'errore di chi legge soprattutto il pironismo antico, è di fermarsi alla pars destruens. La pars destra in sé è bellissima, ma non è l'unica cosa che c'è negli scritti di Sesto Empirico. Allora, che cosa c'è di più? Si può pensare di dare una veste coerente al nostro stare nel mondo, si può fuggire l'accusa di apraxia, si può dare una direzione alla nostra agire, al nostro agire anche senza. L'apparato dogmatico di riferimento rigido del vero, del falso, del buono, del giusto? Allora la risposta, almeno per come io leggo sesto empirico, è sì certamente. Okay? La risposta è sì, certamente. Naturalmente detto così, è un po' dogmatico e quindi va argomentato, ovviamente, e cercherò di, di mostrarvelo. Eh, allora. Innanzitutto Sesto distingue chiaramente due ambiti, questo purtroppo anche nei manuali lasciate perdere come è trattato il pironismo perché la gente non l'ha manco mai letto, quindi i manuali a scuola sarebbe meglio abolire, cioè proprio fargliela saltare la parte sullo scetticismo. Ma nessuno, a mia memoria, neanche fra molti diciamo, nobili interpreti di anglofoni o anglosassoni, si è mai reso conto che in Sesto esistono due ambiti distinti. E lui lo dice chiaramente all'inizio dei lineamenti pironiani, nel primo libro. Un conto è quando noi ci, mu ci muoviamo entois doxastois, o entois catadoxan, nelle cose che riguardano le opinioni. Una cosa è quando noi ci muoviamo entois catenincasmenois, cioè nelle cose necessarie. Cioè, se noi facciamo un convegno con Enzo Fano, Pierluigi, ci mettiamo, e ci scazziamo per tutta la giornata, non è un problema... È chiaro che loro sosterranno, lui sosterrà il dilemma di qualcuno, lui il teorema di qualcun altro, io da scettico glieli demolisco e da scettico io raggiungo una piena taraxia, una piena imperturbabilità, nel senso che non mi pronuncio né per, Vin né per Enzo né per Pierluigi e me ne sto tranquillo nel mi nella mia epoche, nella mia sospensione del giudizio, che per uno scettico è anche una cosa buona, insomma porta anche appunto assenza di turbamento. Però poi, se usciamo Enzo, Pierluigi e io e ci casca un vaso in testa, questo non c'ha più niente a che vedere con Enzo e ok? Se io mi rompo una gamba quando scendo da qui, questo non c'entra più, questa è, questa è la vita vera. Allora, un conto è quello che fanno i filosofi, permettetemi un'espressione un po' volgare, ma insomma, un conto sono le masturbazioni mentali dei filosofi, che ovviamente rappresentano un mondo carino, noi ci abbiamo speso quasi tutta la nostra vita, ci, ci danno pure lo stipendio, quindi insomma, un conto è la vita vera. La vita vera è un'altra cosa, è proprio un'altra cosa, è un'altra dimensione, che non necessariamente ha bisogno di tutte le argomentazioni che noi facciamo quando siamo in un convegno. Quindi questo è il primo punto da tenere in mente. Esistono due ambiti, non un ambito solo. E non è possibile portare la vita dentro un ambito che rispetto alla vita spesso e volentieri non cambia di un centimetro. Se io prendo la febbre a 39, non è che perché sono leibniziano mi passa, ok? C ho sempre la febbre a 39. Purtroppo o per fortuna. Okay? Quindi, il primo, il primo, allora, se questo è vero, esistono anche due criteri: uno è il criterio di verità e uno è il criterio di azione. Il criterio di verità ovviamente è quello che sesto demolisce: perché è chiaro che lì basta mettere in un ascensore che sale non di tanto, di due piani, un epicureo e un platonico e dirgli ma l'anima, e non arrivano al secondo piano, ovviamente, non ci arrivano perché ovviamente a metà del primo piano si sono già scannati, cioè troviamo solamente i cadaveri. Okay? Quindi voglio dire, non è questo quello che interessa a Sesto, quello che interessa a Sesto è il criterio di azione. C'è una possibilità di agire indipendentemente dai riferimenti di carattere veritativo? La risposta di sesto è una risposta fenomenistica. Sì, c'è, è to phenomenon, o meglio ancora, è la rappresentazione di ciò che appare a me qui e ora. Quindi vi prego di tenere tutte le, le clausole in mente. La rappresentazione di ciò che appare a me qui e ora. Chiaro? Quindi non c'è nessuna forma di assolutezza, non è che quello che appare a me qui e ora diventa vincolante per Pierluigi domani mattina, perché magari a Pierluigi domani mattina appare una cosa diversa da quella che appare a me. Quindi dobbiamo digerire il fatto che il criterio è un fenomeno e di conseguenza sul, sul fenomeno come criterio non, non possiamo in instaurare nessun, il verbo ve lo dico in termini tecnici, il verbo greco è diabeba iustai, non, non possiamo eh, istituire nessuna solida affermazione dogmatica. Che cosa possiamo fare con questo fenomeno? Ne possiamo parlare? Beh certo. Cioè, non è che, lo, che allo scettico è precluso il linguaggio. Allo scettico è precluso il linguaggio ontologicamente forte, cioè il linguaggio che dice come stanno le cose in sé, per natura. Ma non è certo preclusa la possibilità di descrivere, ostendere, presentare quelle che sono i pate, le affezioni che subisce quando è a contatto con il mondo attraverso i fenomeni. Quindi lo scettico può tranquillamente parlare del mondo in un senso che è ovviamente legato all'apparire del mondo e non all'essere del mondo. Ancora, che cosa può fare il, il, lo scettico? Può anche agire in virtù di ciò che gli appare bene o male. È chiaro che dovete però, come dire, tipograficamente togliere a bene e male la maiuscola, perché non è il bene e il male, ma è ciò che appare bene o male a me qui ora. Sesto, PH135M1118, dice chiaramente: peccato che la, legge, la gente che legge Sesto dimentichi questi due passi. Dice chiaramente al suo lettore: ogni qualvolta che troverete, quando io parlo dello scettico, la, il, il termine greco esti, lo dovete sostituire con fainetai. Chiaro? Allora, questa non è una cosa che uno la può. Cioè, Sesto la dice perché le sue affermazioni non sono mai veritative. Non c'è mai un è, ma un appare, che per di più è condizionato dal punto di vista soggettivo, dal punto di vista temporale, oserei dire dal punto di vista locale, storico, chiaro? Allora, tutto questo, vedo che ho preso anche troppo tempo, vado a concludere, non vi posso leggere tutto, ma tutto questo è perfettamente riassunto in un testo di sesto empirico, eh, tralascio il testo 3, che pure sarebbe interessante perché... Dico solo una parola su questo: cioè, uno degli argomenti forti degli stoici, soprattutto quando attaccavano gli scettici, era, eh, vabbè, ma se arriva un tiranno, <ride> che fa lo scettico? Se arriva un tiranno, io so stoico, lo so quello che devo fare perché io ho il vero, la verità, la vita, eh, il cugino di Gesù Cristo, quello che vi pare a voi. Cioè, Vado e so quello che. Devo. Ma lo scettico, che fa quando arriva il tiranno? <ride> che fa? Quindi o è, diciamo, anener, o è inattivo oppure è contraddittorio, perché fa qualcosa pur non avendo i principi in virtù dei, dei quali agire. E Sesto risponde dice, ma lo scettico di volta in volta, più con, eh, a seconda delle circostanze, si atteggia rispetto al tiranno a seconda di quella che è stata, adesso mi viene in mente un termine... La battuta di ieri sera, scusami, lo, lo dico però, non mi attaccare. Scusami. A seconda della sua gegebenheit, okay? a, se, a seconda della sua datità, nel senso che ognuno di noi ce l'ha diversa. Magari, ecco, visto che ne abbiamo parlato prima, eh, il tiranno è Benito Mussolini. Sicuramente qualcuno lo osannerà sotto piazza Venezia, Altiero Spinelli no. Però Altiero Spinelli viveva nello stesso tempo e nello stesso luogo, ma veniva da un'altra famiglia, aveva avuto una storia personale completamente diversa. Questo è quello che fa il nostro agire, è di volta in volta la nostra storia personale, non quello che ci dice un principio assoluto che dovrebbe valere in maniera intemporale, illocale, eccetera, eccetera. Allora, se tutto questo è vero, e quindi vale anche per l'esempio del tiranno, che dunque non vale niente, come controesempio degli stoici. Eh, si può dare un ordine al modo in cui lo, lo scettico agisce nel mondo? Sì, se, nel, nel testo 2, che è sempre nel primo libro, paragrafi 23 e 24, eh, soprattutto, lo scettico dice che si può vivere, riprendo anche un pezzo del testo 3, si può vivere non cataton filosofon logon, non secondo la ragione o il discorso filosofico, ma cataton. Ten a filosofon Teresin. Secondo Teresis è un termine complicato in greco, Teresis è un termine che viene dalla medicina empirica, che è il vero turning point di Sesto. Sesto diventa un autore nel momento in cui assume l'epistemologia assolutamente debole della medicina empirica, su cui ovviamente qui non mi posso fermare, ma insomma che aveva una serie di principi produceva teoremata che però potevano essere discussi anche un'ora dopo che erano stati prodotti, ovviamente, sempre legato al vaglio dell'empiria, sempre legato al vaglio dell'esperienza. Allora che cos'è la tesi? È quello che resiste ripetutamente all'esperienza e diventa non più solo osservazione empirica, ma addirittura osservanza empirica, cioè io osservo e dunque seguo ciò che nel tempo mi si è rivelato coerentemente ripetuto e utile, pragmaticamente utile. Se nel tempo non è più tale lo abbandono non è che mi cioè ora a Leibniz se gli togliete le monadi si suicida allo scettico se gli togliete una cosa che ha detto ieri non gli fa né caldo né freddo si rimette in moto riattiva la zetesis evocata anche dal magnifico rettore rimette in capo la ricerca e ricomincia da capo non è, per lui non è un problema anzi è l'unico che permane nella Zetesis, come dice all'inizio dei lineamenti peroniani. Allora, si può dare un ordine però a tutto questo? Vivere kata ten biotichen teresin, vivere secondo l'osservanza dettata dalla vita quotidiana. Questa è la mia traduzione, che è già un'interpretazione ovviamente, eh? lo so benissimo. Sono stato attaccato su questo perché ha detto: Ah, ma tu stai a giocare col greco? Tu dettata dove sta scritto, non scritto perché l'aggettivo è, è biotiche, non è che c'è questa. Però io la traduco così perché secondo me la vita quotidiana. Che ci detta alcune cose e non il contrario. Chiaro? Cioè, lo scettico è esattamente di other way round, Non siamo noi che imponiamo alla vita quotidiana, ma è la vita quotidiana che di volta in volta pone di fronte a noi scarti e, e possibilità. Okay? Ora, si può dare una veste precisa e poi chiudo, scusate, ma mi. allora sì, si può dare una veste precisa perché se, secondo, l'ho messo in grassetto, l'ho messo in neretto, perché questa osservanza, questa osservanza dettata dalla vita quotidiana, questa biotichet theresis, quindi questo punto di riferimento legato alla siuneteia, alla consuetudine, all'abitudine, può essere addirittura articolata. Questo è l'unico punto di tutto il corpus di sesto empirico che fa quattro volumi lèb, quindi insomma non è proprio poco. È l'unico punto in cui Sesto articola la e Teresis e dice che è o oh, la Euphagesis Fuseos. E la Euphagesis Fuseos che cos'è? È, è l'istruzione che ci dà la natura. Cioè noi non è che possiamo dire, vabbè, ma sì, sì io sono nato, ho un corpo, però che mi frega, adesso mi metto sul, sulla balaustra e volo. Un po complicato, ok? Cioè l'uffia che si sfuse o è una cosa che non è che ci possiamo togliere o, o dare, ce l'abbiamo e quindi è un orizzonte di riferimento. Oppure ancora la Ananche Paton. La necessità delle affezioni, torno a dire se io casco e mi rompo la gamba, o se mi sfratturo il menisco, come abbiamo visto ieri sera, o se succede qualche altra cosa, non è che, quella è una nanche, cioè sono pate, sono affezioni che mi capitano e che io devo, come dire, fanno parte delle cose necessarie, non delle cose di opinione. Okay? Oppure, questa è la parte naturale, oppure ci sono gli elementi culturali. La paradosis no montecaieton, la trasmissione delle leggi e dei costumi. Perché io non è che nasco... Cioè, se io nasco qui è un conto, se io donna nasco qui è un conto, se io donna nasco a Teheran è un altro. Okay? Sono due cose un po' diverse e non è che noi possiamo prescinderne nel momento in cui eh, come dire, valutiamo il nostro agire. Questo non significa che se io nasco a Teheran debbo, eh, diciamo... Assorbire passivamente quello che accade a Teheran. Infatti, a Teheran si scende in piazza. Okay? Così come, se io nasco sotto Benito Mussolini, non è detto che io debba diventare necessariamente fascista, ci possono essere una serie di altre variabili che costituiscono in maniera diversa il mio essere nel mondo, la mia gegebenheit, la mia datità nel mondo, il mio essere gettato nel mondo. Ultimo elemento, la didascalia technon, l'insegnamento delle arti. E qui è stato un punto un po'. Dice ma come uno scettico che parla di didascalia, che parla di insegnamento, ma come non sappiamo niente, ci abbiamo punti di riferimento, abbiamo addirittura l'insegnamento delle tecniche, eh ma bisogna vedere quali tecniche Sesto accoglie. Sesto elimina tutte le e tutte le arti che si basano su un apparato di principi assoluti e ritiene arti, solo quelle che sono legate all'esperienza. Lui no, rifiuta, rifiuta l'astronomia eh, dei grandi astronomi, eh, ma accetta l'astronomia dei marinai, perché l'astronomia dei marinai è basata semplicemente su, sull'osservazione di punti di riferimento che sono evidentemente astronomici, perché se devo navigare devo sapere dove sta, grazie alle stelle dove sto e dove vado. Okay? Quindi la medicina, la medicina che accetta Sesto non è la medicina che prima ha la diagnosi e poi guarda se c'è il malato. La medicina che accetta, accetta sesto è quella che di volta in volta raccoglie i casi clinici o per autopsia o per istoria o perché li guarda direttamente o perché glieli hanno trasmessi in maniera solida a qualcuno nel passato e poi al massimo passa dal simile al simile per i rimedi. Questa è la medicina che accetta sesto, che è la medicina empirica ovviamente e che è perfettamente pronta a cambiare le carte in tavola se cambiano le condizioni di osservazione per esempio. Quindi, la didascalia non va intesa nel senso di un insegnamento dogmatico, va intesa nel senso di seguire quelle arti, quelle tecniche, quelle particolari, quei particolari conglomerati di osservazioni solide che ci consentono di vivere meglio nella vita. Okay? Quindi questo è il panorama. È attraente? È carino? Non lo so, però esiste. Ora, a me quello che dà fastidio, permettetemi una chiusura ancora fortemente polemica: quello che dà fastidio è che noi diamo retta a Platone. Bravo ragazzo, perché cioè, mi è stato sempre simpatico. Io ho letto tutto, faccio il corso sull'Ippia Minore, mi sto leggendo come se fosse la Bibbia, va benissimo. Però, noi diamo retta a Platone, il quale nel fedone ci dice che tutta la nostra vita altro non è che una melete tanatu, cioè una preparazione alla morte, e di conseguenza ci, fa, ci, fa, ci dice: Vi deve far schifo il soma, vi deve far schifo tutto quello che ha a che fare. E non diamo retta a uno che ci dice: Guardatevi intorno perché la vita è bella, senza dare, e dovete tenere in conto tutte. Ora, perché? Chiedo solo perché, lo chiedo all'uditorio, perché almeno insomma, per un principio di carità, ecco, mettiamola così: per un principio di carità, siamo andati dietro a quel pazzo scatenato di Aristotele per millenni, Dante ne ha fatto il maestro di coloro che sanno, che insomma, essenzializza nell'etica nicomachea. Il Fronimos, lo Spudaios, che era il ricco cittadino ateniese che ci aveva certe virtù, e quella è l'etica che ci mancherebbe: l'etica delle virtù, per, per millenni, ancora adesso, Nussbaum, Williams, eccetera, eccetera. E invece quando questo ci dice guardate che si può vivere tranquillamente stando attenti alla natura, rispettando i propri pate, eh, cercando di muoversi adeguatamente rispetto a leggi e costumi e poi ut utilizzando le arti che sono, come dire, pragmaticamente efficaci nella vita. Questo non va bene perché, chiudo con una domanda. Grazie Emilio per questa bellissima e appassionata lezione. Direi che possiamo aprire, abbiamo un po' di tempo per la discussione. Apriamo per la discussione sia online che in presenza. C'è Adriano che vuol dire qualcosa? Vai, vieni qua. Ah, grande. Avvertitemi se c'è qualcuno nella chat, magari ringrazio per la splendida lezione, io eh, sono stato molto colpito da questo tentativo di, di convincerci che c'è una strada, insomma, che lo scettico non è destinato alla praxia, però sempre così, nello spirito del, dello scambio, volevo proporle una sorta anch'io di argomento ad no? facciamo finta che... e l'idea che mi era venuta mentre l'ascoltavo era questa, cioè... Stavo rivolgendo una domanda che riguardava una sua affermazione tipica dello scetticismo in base alla quale l'assenza del giudizio porterebbe a un'assenza di turbamento. Quindi mi, la mia domanda è oggi, sappiamo che non, non è evidente che le cose siano così, che spesso non sapere le cose invece ci getta in uno stato di assoluto distress, dicono gli inglesi. Nella mia vita personale, visto che parlavamo di vita quotidiana, mi sento circondato da persone che per reagire a questo stato di forte angoscia in cui ci getta proprio l'assenza di eh, certezze alla di... quale la vita moderna purtroppo ci ha abituato, si affida nelle mani di soluzioni magari facili, però eh, insomma, perlomeno dall'esterno a me paiono farlocche che ci danno soluzioni sì, semplici a problemi molto più grandi, però in compenso ci danno una tranquillità d'animo. Quindi era questa la mia domanda. Una la vita scettica è... Supponiamo che mi abbia convinto che è possibile, ma è anche vivibile, cioè è soddisfacente. Grazie. Grazie. E di raccogliere, sì sì. Andiamo avanti, altre domande? Sia da casa che in presenza? Non vedo nessuno. Enrico, vai. Magari vieni qui. Avvicinati abbastanza, sì, sì così va bene. Eh, no, grazie mille, è stato davvero molto interessante. Io avevo, diciamo, più che altro una curiosità, perché mi aveva abbastanza affascinato il, il, la breve discussione della, del, della Teresis e dell'epistemologia della medicina greca. Beh, ehm, Diciamo, nel modo in cui brevemente è stata presentata, vi ricordava abbastanza una sorta di proto-metodo scientifico in realtà. Quindi quello che mi incuriosiva, detto molto brevemente, così non porto via più tempo necessario, è proprio quanto fosse davvero un proto-metodo scientifico, questa, diciamo, questa epistemologia che era stata sviluppata, o quanto in realtà sia, diciamo, una generica assonanza di. di, di di empirismo, ma in realtà siamo ancora appunto 2000 anni prima, in realtà, del, del metodo scientifico per cui me poi porterà avanti Galileo. Diciamo, quindi se, se c'è un collegamento, eh, se, certamente non c'è un collegamento diretto, nel senso che non si conoscevano, <ride> però se ci sia almeno, diciamo, concettualmente una, una continuità, oppure se è solo una coincidenza, Altre? Vai Gino? No, a me è piaciuta molto, la relazione mi ha molto colpito questo aspetto, perché io come formazione anche Enzo poi veniamo dalla scuola di Alberto Pasquinelli che è un positivista logico e appunto se uno prende Carnap, quando si dice beh la, la, I primi veri critici della metafisica sono stati gli scettici, c'è una storia della filosofia, lo scetticismo gioca un ruolo, dopo di che tutto Platone, c'è un'orda di filosofia non critica e poi finalmente si riapre questa prospettiva. E quindi più che all'aspetto etico, io ero interessato all'aspetto gnoseologico teoretico, capire in, in che misura poi nel dibattito, poi non ho visto parte qualche riferimento nei classici, quanto questa posizione sia stata presa in considerazione. Io personalmente mi occupo di problemi di fondamenti della meccanica quantistica, quindi di rapporti tra principi filosofici, e principi della fisica. E quindi, pur adottando un, una concezione no, verificazionista del significato, non credo che poi i grandi temi gnoseologici siano eliminati, quindi si ripropongano in forme diverse all'interno delle teorie scientifiche, quindi, non c'è una filosofia di. di, di, di indipendente dalla scienza, o meglio, no, cioè la filosofia sviluppa dei propri principi che confronta con quelli della scienza. Quindi non è una filosofia subordinata alla scienza che fa solo la logica del linguaggio scientifico, la somatizzazione delle teorie, come pensava un certo tipo di neopositivismo, è una filosofia che si confronta con i fondamenti delle teorie e quindi nel momento in cui noi di una teoria abbiamo anche interpretazioni alternative, che sono anche filosofiche, la filosofia gioca un ruolo anche proprio nella costruzione stessa e nel dibattito sui fondamenti delle teorie. E secondo me probabilmente questa lezione che poi cade lì, cioè a parte questi passi di Carnap, io non ho trovato altro. Mi piacerebbe sapere se anche nella letteratura c'è una ripresa di queste tematiche perché appunto questo cenno lo ricorda proprio nell'apertura eh, so, della, sì, sì. della, della famosa eliminazione della critica da Heidegger, Camp inizia proprio che ci sono stati nella storia della filosofia dei movimenti antimetafisi ben pochi, tra questi il primo storicamente è stato quello dello scetticismo. Quindi no, mi è piaciuto molto anche per questo, perché mi ha ricordato anche questi lavori originali, cui siamo partiti. Grazie. Prego. Giovanni? Faccio anch'io i miei complimenti perché l'ho trovata veramente bella la sua conferenza e appassionata. Quando ero piccolo avevo un giochino, cioè giravano questi giochini, avevo una macchinina che andava a pile, no? lei camminava ogni volta che trovava un ostacolo, si sbatteva e tornava indietro. E a me sembra che se io come scettico devo agire quotidianamente in base alle mie apparenze del qui e ora, non faccio la fine di questa macchinina, nel senso che un minimo di progettualità, un minimo di, di come dire, visione, non dico storica, ma insomma, sì, io voglio che ne so, una società organizzata in un certo tipo. Non posso basarmi sulle apparenze, che comunque sono anche fallaci per certi versi. È vero che non si può, cioè, non possiamo dire se la mia apparenza è vera o meno, perché comunque ritorniamo poi, nella, credo, nella questione insomma, di battuta che non c'è nulla di vero, eccetera. Eh, però l'impressione mia è che diventa veramente, eh, come dire un atteggiamento che, che, che amputa proprio le, le possibilità di fare qualcosa di, di, di positivo. Poi magari uno si sta anche bene, eh, in, in, insomma, nel, si distacca un po' dalle cose e quindi vive anche, anche bene. Però dal punto di vista anche collettivo forse non, cioè non riesco a capire, ecco magari c'è una risposta. Grazie. Bene. E direi di eh, prima risposta a questo primo va treno di domande. Grazie, mi fa piacere soprattutto perché eh, mi consente anche di, e non è una battuta, ho saltato tre pagine che sono in parte la risposta a, a, a due domande e mezzo, quindi diciamo, recupero quello che ho lasciato fuori per ragioni di tempo. E, allora, la questione dell'ataraxia, dell qui bisogna però diciamo, diventare un po' filologi, nel senso che Sesto parla di ataraxia. Cioè, parla di imperturbabilità. Ataraxia è un termine fortissimo, sappiamo che per altre scuole, io faccio lo storico, eh? per altre scuole coeve era addirittura il telos, ok? era l'unico telos, pensiamo agli epicurei. no? Gli stoici ce l'avevano, ma in realtà la declinavano diversamente. Ma comunque, insomma, non avere guai, non avere affanni, non avere angosce. In età ellenistica era una cosa che, cioè, dopo tutti i guai che erano capitati dopo Alessandro Magno, cioè, insomma, non è che vivevano più come quando c'erano Socrate, Platone, Aristotele che si alzavano la mattina, si facevano la barba, si mettevano la cravatta, andavano in agorà e decidevano, non contavano più una minchia. Cioè, una volta che era, c'erano i diadochi le città-stato non è che erano scomparse, non avevano. Accettiamo l'idea troiseniana che l'ellenismo è no, questa scomparsa? No, non è. Ci stanno le città-stato, ma è come se fosse stato un, un uovo svuotato, c'è rimasto solo il guscio. Nessuno comanda più, il politesse, il cittadino non esiste più. Allora la gente c'ha un sacco di guai, ovviamente, perché? No? Da, 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 passare all'improvviso, da, da, io sono, ti apri la maglietta, grazie agli insegnamenti dei sofisti, ti apri la maglietta, adesso ti convinco io, dobbiamo fare guerra a Sparta, a leggere il proclama che ti ha mandato il diadogo di turno e ti dice, va, non è proprio divertente, insomma, penso che da un punto di vista esistenziale sia stata una botta abbastanza forte. Però le altre scuole ritengono pensiamo a Epicuro, ritengono che proprio attraverso una forma di dogmatismo assoluto si possa rispondere all'ataraxia, no? Dando delle risposte, come dire, un riduzionismo radicale in quel caso, atomi e vuoto, basta, serve nient'altro, quindi lo capisce pure una prostituta, lo capisce pure uno schiavo, l'unica scuola che apriva davvero a tutti. Eh? che ricordiamocelo ai, ai vostri studenti, che tutte queste fregnacce su Platone, che era aperto alle donne, Assiotea e l'astenia venivano ammesse nell'accademia, ma si dovevano travestire da uomini per entrare. Eh? Invece, nella scuola di Epicuro si entrava se eri una mignotta, su, battevi sul raccordo anolare, se eri uno schiavo, non allo schiavo viene addirittura lasciato qualche cosa in testamento. Quindi, insomma, una scuola dogmatica, ma in realtà rivoluzionariamente aperta. Quindi, cioè, le contraddizioni nell'ellenismo sono totali. Però, Torniamo. qui si dice una taraxia come un punto di riferimento non eliminabile Sesto invece dice che non esiste un fine ma esistono due fini che è un pezzo che ho saltato il primo fine è la taraxia che però vale solo in tois doxas toys. una volta noi ci facciamo due chiacchiere lì posso raggiungere l'imperturbabilità ma non è che quell'imperturbabilità teorica filosofica si riverbera nella vita perché nella vita che è l'ambito di de, 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 de delle cose necessarie il nostro telos non è più la darassia ma è la metriopatia il moderato patire okay? quindi diciamo che l'angoscia resta perché è inevitabile che l'angoscia resti nel senso che noi non possiamo quello che cambia nell'atteggiamento dello scettico è la convinzione che il mondo non è a nostra disposizione. Okay? E questo è il vero salto. Il mondo non è a nostra disposizione. Noi stiamo in una rete rispetto alla quale, come dire, non possiamo astrarci e pretendere, e qui in parte rispondo anche alla quarta domanda, e pretendere di cambiare no, le cose. Noi al massimo le possiamo aggiustare, immagine che farebbe... Anche, cioè noi dobbiamo tenere la barra e navigare sempre tenendo eh, a vista la costa, non è che andiamo in alto mare, anche perché l'alto mare non, non sappiamo quello che, che abbiamo. Okay? Quindi è un atteggiamento anche di cautela, di prudenza. Ma l'ataraxia, l'epoca e l'ataraxia funzionano solo quando eh, tu e io discutiamo. Di cose come che cos'è l'anima, esiste la provvidenza, okay. Lì possiamo, lo scettico che cosa dice? Certo, se io do retta agli eh, stoici esiste la provvidenza, se do retta agli epicurei non esiste, la, ci mancherebbe altro, me potessi ciecà, che faccio? Che faccio? Butto la monetina? Tutte e due sono credibili perché sono argomentate in maniera sufficientemente forte, invece di buttarmi con propeteia, questo è il termine, con precipitazione verso gli uni o verso gli altri, mi ritraggo, faccio una stasis di annoyas, una, una stagnazione dell'intelletto e di conseguenza conseguo le poche. e lì ho la tarassia. Poi esco di casa e ho un sacco di altri problemi e quindi la tarassia non c'è più come orizzonte e quello è il primo fine. Il secondo fine va da un'altra parte. Non so se ho risposto, ma diciamo, filologicamente c'è una risposta in pH 1 21, 25 molto precisa. Quindi, se vuoi, la puoi andare a controllare molto meglio di quello che ti ho detto io. Poi ovviamente è condita anche da questa fede nel fenomeno, questa fede, questa fiducia nel fenomeno, che ovviamente anche lì uno potrebbe dire: ma perché il fenomeno? E, e veniamo anche a una serie di risposte. Okay. quindi penso che la prima. Allora, eh, la Tesis, Enrico, la teresis, eh, eh, è una certa epistemologia. Eh, sì, certamente, cioè, io dal 1987 lotto per dire che sesto empirico è diverso da tutto il resto della tradizione scettica antica proprio perché ha innestato l'epistemologia della medicina empirica su quello che era la scelta pirroniana. Che cos'era? Riducendola al, all'osso, che cos'era la eh, medicina empirica? Si reggeva sul tripode l'autopsia, l'istoria e la, metab la metabasis e il passaggio dal simile al simile. Quindi un medico empirico che cosa faceva? Guardava con i suoi occhi i casi, si affidava a quelli prima di lui che li avevano descritti in una certa maniera, non che avevano detto che l'epilessia era il morbo sacro, eccetera, che li avevano descritti per eh, diciamo, patologia, eccetera, eccetera, e poi laddove si trovava un caso che non aveva ancora avuto soluzione passava dal simile al simile. Allora, ho steccato eh, Enzo e è andata bene sulla gamba sinistra che era messa così, ho cioè il caso di Pierluigi che sta nella, in una cosa simile, lo stecco alla stessa maniera. Allora, che cosa era importante? Non era importante la costruzione di una teoria dogmatica della malattia che poi andava applicata, ma era di volta in volta i casi, i casi simili, i casi simili ripetuti e congruenti in virtù dei quali io trovavo una soluzione che però poteva essere smentita dal fatto che dopo domani qualcuno mi inventava una stecca di titanio eh, super, perché magari nel suo laboratorio non c'aveva niente da fare e quella diventava la soluzione nuova, poi non funzionava. Allora il discorso è di una scienza che però è sempre disposta, come dire, a rivedersi, che non è. Che non è la scienza del positivismo, non è la scienza come purtroppo ancora molti la intendono. È la scienza che, come dire, di volta in volta ogni mattina dice: Ma sarà così? Punto interrogativo. Ok? Poi, ovviamente, questo non significa che sarà così e dunque non faccio niente. Sarà così. E agisco in base ai teoremata, questo è il termine che usano. Teoremata, quando uno lo trova in greco, la prima cosa a cui pensa è Aristotele, ovviamente, no? Cioè, se, se ci sono dei teoremata, oddio, Are Krishna, per cioè, cioè, carità, non mi muovo, E eh no? Ci sono dei, teore dei teoremata che però sono fragili, sono rivedibili, sono discutibili. Quindi, i teoremata li dobbiamo raggiungere. Questa è l'epistemologia che c'è dietro. Noi non possiamo vivere senza punti di riferimento. Il problema è viviamo con punti di riferimento assoluti o viviamo con punti di riferimento relativi per perennemente sottoposti di nuovo a zetesis. questo se O ci sediamo su quello che abbiamo trovato e diciamo che vale per sempre. La medicina empirica non lo faceva, non lo fa neanche Sesto, che esporta, allora c'è un punto bellissimo M5 contro gli astrologi, alla fine del contro gli astrologi 103-105, in cui Sesto addirittura difende, difende la nozione di causa. Difende la nozione di causa perché dice, Sa, ovviamente io ho ammazzato mio cugino, cosa che farei molto volentieri, con un colpo di coltello al cuore. Ho ammazzato mia sorella perché... idem, eh, Ho ammazzato un altro... Ogni, tro, ogni tro, un colpo al cuore determina una morte. Ora, questo non viene preso come un dogma assoluto, però, insomma, casi ripetuti e simili mi fanno concludere che ogni volta che c'è un colpo al cuore, c'è anche la morte, ok? Allora, che cosa faccio io? Posso adesso, io in quel caso, ho addirittura scomodato Hempel, posso addirittura dare potere di, di previsione a questa, a, mio, a questa mia osservazione scientifica perché so che ogni qualvolta infilerò il coltello nel cuore di Pierluigi temo che l'esito sarà la morte. Poi magari mi smentisce, il prossimo c'è cioè un contresempio fattuale, non è un problema, magari lui è resistente, ci ha messo qualcosa di titanio pure lui e non, non lo sappiamo. Però insomma diciamo, posso addirittura... Fare previsioni con questa epistemologia. Certo, non posso fare previsioni su come sarà il grande anno, l'esempio che fa eh, eh, Sesto, il grande anno in cui si riallineeranno tutti i pianeti secondo il numero magico che Platone cita. Cioè, queste sono cagate, ok Adesso, siamo seri. Questa non è scienza, questa non è scienza, chiaro? La scienza è quella che invece molto più modestamente cammina sapendo che di volta in volta può inciampare, ma fino a dove ha solide basi osservative si regge in piedi. Allora questo è il modello di scienza. Allora purtroppo. Eh, nel dibattito contemporaneo, l'unica permanenza, soprattutto nel, nella, seconda, dopo, nella, diciamo, nella seconda metà degli anni Ottanta, e dal 1994, c'è cioè una data, e cioè il volume di Fogelin: eh, l'unica cosa che è veramente restata in maniera indelebile riguarda il trilemma di Agrippa. Okay? Cioè l'unica cosa che veramente, o oh, poi qualcuno di voi che non sa niente di filosofia antica l'ha ribattezzato in una maniera diversa. Mi dispiace per voi, ma quello è il trilemma di Agrippa, okay? PH1 164-177. Per favore c'è Cesare e poi c'è il Padre Eterno. Ma a Cesare va dato quel che è di Cesare. Okay? Il trilemma è di Agrippa. Okay? Punto. Per favore, diciamolo, diamo, scriviamolo nero su bianco, perché non è carino che la gente gli rubino le cose. Okay? Io, è una cosa che mi dà fastidio fisico. Quindi quello è restato perché, perché l'epistemologia contemporanea antifondazionalista ci ha zuppato il biscotto in un attimo. Cioè lì le tre, le tre cose che si uniscono diventano il modo migliore per abbattere qualsiasi pretesa di fondazionalismo. Poi c'è chi ha risposto col coerentismo, però è un dibattito epistemologico. Dal punto di vista scientifico, quello che ha vinto invece, quello che, ha, diciamo, che è restato, anche grazie a un articolo eh, diciamo, pioneristico di, di Chisholm eh, che lo scrisse, che è? è il probabilismo di Carneade. Quello ha fatto molto più impatto sul modo di intendere la scienza, perché è stato ritenuto, Carnet è stato ritenuto come il precursore di questo atteggiamento altamente probabilistico eh, nell'ambito dell'indagine scientifica, il che è un orrore. Okay. È un, da un punto di vista storico è un orrore, primo perché non c'è niente di probabile nella dottrina di Carneade quella è una traduzione di Cicerone che non capiva una mazza e che ha tradotto Pitanon con probabile ed è un problema perché Pitanon è legato a un verbo greco che non c'è niente di probabile ma che è peitestai e cioè essere persuasi, che è una cosa completamente diversa dalla probabilità, primo secondo non c'è un, un cenno ma, ma neanche una glossa in qualche manoscritto perso che il probabilismo di Carneade abbia basi statistiche statistiche. In nessun modo e in nessuna maniera. Quindi che, di che stiamo a parlare? Letteralmente. Cioè di che cosa stiamo parlando? Però quello è passato. Quello è passato è diventato invece, allora, carneade sì che ci serve sul banco degli scienziati perché ci induce a fare un tipo di indagine scientifica probabilistica, poi noi siamo più bravi perché dopo Galileo ci mettiamo la matematica eccetera eccetera. Ok, questo è passato. Purtroppo questa forma debole di epistemologia chiamiamola così medico-empirica, non è passata, non è arrivata, non c'è, a, a mia conoscenza, non c'è uno che nel Novecento abbia ripreso questa cosa e abbia detto, tranne Spinelli che l'ha scritto ripetutamente, ma non ce ne sia uno che dice, oh, ammazza, ma potrebbe essere un banco di prova carino per poter provare a vedere se, non dico il verificazionismo, ma insomma un certo modo di intendere la presenza, la costanza, la ripetizione. L'uso della memoria, che è un altro elemento fondamentale che ovviamente non ho messo in gioco, ma è chiaro che la, la medicina empirica si regge su una fiducia assoluta. Nel, infatti, i segni, i segni che accettano gli scettici sono i cosiddetti segni di semeia eubomnestica, cioè sono quelli che rammemorano, che ricordano. Allora, perché io posso dire che dove c'è fuoco c'è fumo, anche se non lo vedo? Perché 150.400 volte 4 nel passato ho visto che quando c'è il fuoco c'è il fumo, ok? Questo è un segno che lo scettico accetta tranquillamente. Certo, se io poi dico, allora c'è movimento, dunque esiste l'anima, questo non è più un segno rammemorativo, perché io l'anima alla fermata dell'autobus non l'ho mai incontrata, okay? non è che me la levo la mattina come la giacca, la metto all'armadio e me la rimetto. Okay? Quindi, insomma, lì abbiamo un adelon, un qualcosa di totalmente oscuro, di non evidente, e questo passaggio non è ammesso dall'epistemologia debole che Sesto accetta, ma il passaggio. Da una cosa che ho osservato a una cosa che ho osservato è non solo ammesso, ma è quello che ci dà l'orientamento nella vita, chiaro? Perché per esempio se vedo fumo io chiamo il 1515, /15. ok? Non è che mi devo mettere a fare una teoria. Cioè non c'è bisogno di avere una teoria sull'esistenza del fuoco, sul deigne teofrasteo cioè, io vedo il fumo e 1515 all'altezza di abbiate grasso c'è fumo dunque c'è fuoco, okay? questa non è una conclusione dogmatica. Questa è semplicemente un'inferenza semiotica debole, niente di più e niente di meno. Purtroppo tutto questo però, che in sesto c'è, a Iosa do i riferimenti, M7-288-289, c'è cioè proprio tutto un paragrafo che è costruito in questa maniera e che è un paragrafo di vera e propria, una lezione di epistemologia, che naturalmente nessuno ha mai commentato, cioè non si è mai fregato nessuno, <ride> hanno preso sesto perché? Perché distruggeva un martello, capito? Perché massacrava. Per carità, è carina la pars Destruens, però la pars Destruens che lascia solo macerie, secondo me, è un po' pochino. Okay? Allora, poi, eh, Giovanni, eh, lo scettico che non, non apre il futuro. Eh, è proprio una cosa malvagia questa. Cioè, allora, no, mi chiedo, no, perché, insomma, adesso, nel 1933 c'è qualcuno che ha aperto il futuro, no? Diciamo che è diventato cancelliere in Germania e ci aveva... Quello l'ha aperto, cioè aveva un grande progetto per il futuro, però non era scettico. Eh? Uno scettico mi sa che probabilmente, probabilmente Mauthausen, Buchenwald, non ci arriva a costruirli, eh? perché non ha una forza dogmatica tale di dire che qui c'è il bene e qui c'è il male. Chiaro? Forse non ci avrà grandi progetti, forse ci avrà il timone sull'esistente, però secondo me è molto meno pericoloso di tutti gli integralisti che si affacciano sulla faccia della terra dotati di un set di principi assolutamente incontrovertibili. Okay? Allora, adesso l'ho messa in maniera un po' provocatoria, ovviamente. Ma non è, detto, non è detto che lo scettico non possa pensare al futuro, perché esattamente in virtù dell'esperienza, della teresis e dell'osservanza, può andare a caccia continuamente di altri casi che magari potrebbero anche smentire quelli che ha accettato fino ad allora e dunque aprire la strada al nuovo, all'altro, inevitabilmente. Fermo restando però che questo scettico qui non è nato nell'iperuranio. Chiaro, questo scettico qui è nato, nel mio caso ad Anagni, in un paesello di 20.000 persone, dove se tu ti baciavi con una ragazzina alla passeggiata lo sapevano immediatamente su all'ospedale, a 10 km di distanza. Quindi è chiaro che c'era il controllo sociale. Tutte queste cose poi noi non è che possiamo far finta che non ci sono. È chiaro che non le dobbiamo automaticamente accettare. Questo non c'è scritto da nessuna parte. Lo scettico non è un conservatore per definizione. Lo scettico è uno che accetta la paradosis la trasmissione di leggi e di costumi fino al punto in cui questi sono efficaci, pra pragmaticamente utili, però non perché sono più veri o più falsi. Chiaro? Questo è l'atteggiamento. Certo è difficile da digerire perché uno dice, vabbè ma io come faccio a cambiare il mondo? C'era un, un bellissimo cartone animato che vedevo con mio figlio quando era piccolo, il mignolo col prof, che ogni giorno dovevano cambiare il mondo, no? il mignolo col prof, tan, tan, tan. Eh, Quelli però ogni volta cambiavano il mondo c'erano queste idee che infatti abortivano in una maniera pessima. Okay? Perché? Perché ogni volta avevano unicamente un grande principio, un grande valore con 3-4 maiuscole. E poi chi c'era c'era o abortiva questo grande principio oppure se prendeva piede chi non era d'accordo, Raus. Okay? Io ho più paura di questo che degli scettici tiepidi sul futuro, francamente. Lo dico da un punto di vista personale, quindi la risposta scivola nel personale. Però nessuno può prevedere in anticipo quale sarà il comportamento dello scettico. Se non va a vederne le condizioni di fattibilità e di, chiamiamole pure, di educazione e di formazione che egli ha avuto. Quindi lo scetticismo è anche sempre una storia personale, così la presenta Sesto. Sesto presenta la sua adesione allo scetticismo, non come un modello come potrebbe fare che ne so, adesso, eh, come potrebbe fare una diotima nel simposio di Platone, no, voi ve lo ricordate, a un certo punto diotima mette a sedere Socrate. Cioè, ma di che stiamo a parlare? Cioè, di, Socrate gli dice, nei, nei, quando arriva i misteri perfetti, gli dice caro Socrate, fino a qua ci potevi arrivare pure da solo, adesso per favore siediti e ascolta. Ascolta nel senso che non è che puoi più dialogare, che devi dialogare? Lì ci stanno le idee, ci sta l'idea di bellezza, non c'è più niente da dialogare. Ecco, uno scettico questo non lo farebbe mai. Non si sognerebbe mai di toglierti la parola, ma neanche morto. Perché? Perché è convinto che magari il tuo set di esperienze potrebbe essere assolutamente utile per rivedere anche le proprie. Cioè quella dello scettico è una genuina forma di zetesis, di ricerca, che poi ovviamente ha esiti di volta in volta personali. Nel caso di sesto è quello che ci descrive, nel caso tuo sarà il tuo, nel caso mio sarà il mio. È, è difficilmente, difficilmente universalizzabile, però non è detto che questo sia proprio una cosa che va male, secondo me. Cioè l'universalizzazione dei principi può essere qualcosa che ci rassicura sicuramente, ma non è detto che sia qualcosa di automaticamente eh, e pragmaticamente efficace. A volte è come il napalm sul futuro. Okay? Non so se ti ho risposto, sono andato molto oltre nella risposta, però insomma, ok, scusate. Bene, ci stiamo avvicinando alla chiusura, abbiamo tempo forse per un'ultima domanda o curiosità. Dai, Pierluigi. È sopravvissuto, sono sopravvissuto. Sì, sì. Grazie molte per questa analisi e per il colpo al cuore. E, e, la mia curiosità è questa: molti dei temi che hai toccato, dalla verità alla dimostrazione a quest'ultima analisi sulla sistematicità, sono poi ripresi in Contro i Matematici o Adversus Mathematicos. Se puoi in qualche misura introdurci a quest'opera brevemente per farci anche capire questo, questa diciamo, lontananza da un'idea sistematica, come si riverbera in questa contro la logica, contro la geometria e così via. Assolutamente, grazie. No, allora il discorso qui è un discorso che, che inevitabilmente. Eh, come dire, coinvolge quelle otto persone che al mondo studiano lo scetticismo, cioè siamo otto, sette, otto, non, so, non siamo molti di più, per fortuna, che quando fai una colla, invece di avere, cioè, gli fai una colla con sette persone, è una meraviglia, la regge Mitt tranquillamente. E, e qui c'è già un, però un discrimine totale. Allora, noi abbiamo le opere di sesto empirico, ma purtroppo per noi non abbiamo la scansione cronologica di queste opere. Noi abbiamo tre libri di lineamenti pironiani, eh, eh, cinque libri contro i dogmatici e sei libri contro i professionisti della cultura. Okay? Ora, quando le ha scritte, tu direi ma chi se ne frega? Cioè, uno, uno che fa un lavoro analitico e no, non storico dice ma a me che me frega? Cioè, che ci sta scritto? Cioè, che, qual è il, pro è il problema però si pone perché se uno accetta una certa cronologia rispetto a un'altra... il per esempio, la il posto di adversus Mathematicos, per esempio del contro i logici, è, diventa importante, perché se tu ritieni che quella sia la prima opera, allora il problema è, Sesto se scrive prima un'opera molto più debole, teoreticamente, perché ci sono solo alcuni piccoli spunti, non c'è il primo libro dei Elementi Pironiani, che è un'autogiustificazione teorica dell'intero pironismo, e poi, quindi con tanti esempi storici per vendere, diciamo, mettiamola così, ok? Cioè, quella la mettono insieme al Corriere della Sera, se la comprano tutti perché così sanno quali erano le dottrine di Epicuro, di Democrito, eccetera, eccetera. E poi, in un secondo momento, Sestori interviene invece in maniera teoricamente più forte, con un'opera probabilmente a circolazione ristretta, che va solamente a quelli che di pirronismo ne sapevano okay? e, che, e quindi fornisce, fornisce loro, per esempio, cosa che non c'è minimamente in M711, la tropologia, cioè tutti i modi attraverso cui raggiunge la sospensione. Io sono, per esempio, del partito che dice che è esattamente il contrario. Cioè, Sesto è partito con una fedele rivendicazione dell'appartenenza dell a un nuovo tipo di pirronismo, l'ha giustificata nei lineamenti pirroniani e poi ha cercato un pubblico più grande con M711. Qual è allora la differenza di M711 rispetto a ph 1 -3? Che a ph 23 Perché PH1 non, non ha paralleli è unico nella produzione di Sesto, è il libro in cui Sesto difende il suo genuino pirronismo. Ma 2 e 3 sono contro i logici, contro i fisici e contro gli etici, quindi in realtà sono M7,8, M9,10, M11. Qual è la differenza? Che tu in, ti, ti, ti giri tutto il pH 2 e 3, forse trovi 3 esempi, 4 esempi, quando apri M7, sul criterio, ecco sul criterio, in empirico, sul criterio in, in pH 2, c ha diciamo, una trentina di paragrafi. Eh, in M7 il criterio, occupa tutto il libro. Sono 400 e fischia paragrafi. Perché? Perché allora quando ti... Chi è che negava il criterio? Tiri, 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 tiri. Chi è che affermava il criterio? Tiri, tiri, tiri. Con tu... Cioè, In M7 noi abbiamo, per esempio, i versi di Parmenide. Okay, allora, che cos'è M711? È un'espansione ad usum di un pubblico più vasto di quello che tu già hai stabilito in PH1. Però al di là della cronologia, qual è la vera differenza fra questi due scritti? Poi, poi ti parlo di M16. Qual è la vera differenza tra questi due scritti? Che nel primo caso c'è chiaramente la volontà di sesto di riportare sempre e comunque anche le trattazioni successive a quello che c'è scritto nel primo libro, e cioè come li vogliamo ai principi costitutivi dello scetticismo pironiano. Questo manca completamente in M7. Tant'è vero che in PH1 e in PH2 e 3 qualche volta compare la prima persona singolare. Moi, Faneta, a me, mi sembra, a un certo punto dice una cosa che, che ha fatto saltare, dice, mi sembra che Arcesilao sia uguale, Arcesilao, il capo dell'Accademia della, dell Scettica che nel, capitolo uno, nel paragrafo 1 aveva accusato di dogmatismo negativo, in PH1-232 dice, però a me sembra che sia quasi uguale a noi. Okay? è chiaro che è una posizione sua, è evidente, okay? quindi... PH13 è veramente sesto, M711 è un sesto che fa più il narratore, che fa più la voce fuori campo che non direttamente... Per quanto in più di un punto, per esempio, chiami in causa l'epistemologia debole si lascia scappare qualche paragrafo eh, diciamo, di, di, di militanza. M16 è tutta un'altra cosa, cioè l'attacco è alle tecnai, alle arti liberali diremmo noi, e lì l'attacco è un attacco tecnico, cioè vengono attaccate tutte le arti qualora pretendano di avere dei fondamenti di carattere dogmatico. Viene attaccata l'idea di arte stoica che è un sistema, è un sistema di principi. Cioè, se questa cosa non la sentì nemmeno morto, capito? allora che cosa fa? Smantella l'arte come sistema di principi e difende le arti che sono invece una, come dire, una, una eh, coerente raccolta sistematica, sì, ma sistematica solo in questo senso, dei casi osservati e osservabili. Questo fa. Quello è, proprio, quel, quello è proprio militante nel senso che non ne poteva più probabilmente di nell'ordine grammatici, retori, eh, eh, aritmetici, geometri, eh, eh, astrologi che non erano proprio scarsi eh, nel mondo antico. Cioè noi l'astrologia la, la teniamo per, per ridere alle cene, diciamo, ah, hai visto che hai letto sull'oroscopo, per quelli l'astrologia era una scienza, basta leggere Tolomeo, okay? era una scienza a tutti gli effetti e poi la musica. Quindi su queste, a, su queste arti che pretendevano di essere scienze, mettiamolo così, Sesto dice no, sono arti, non sono scienze, sono arti. E ovviamente c'è anche un chiaro intento anti-aristotelico, chiunque abbia letto il primo libro della metafisica sente subito che c'è un attacco a quello che Aristotele dice nel primo libro, perché addirittura, se vi ricordate, Aristotele presenta il culmine eh, del processo conoscitivo utilizzando il termine tecne. Non compare il, te il termine episteme, cioè l'assimilazione fra tecne e episteme è di lunghissima data, chiaro, cavalcata soprattutto dagli stoici, nel caso di Sesto sono libertà, però è già aristotelica, è già vecchia, quindi Sesto ha una lunga tradizione che ha preteso di trasformare le arti in scienze e lui dice no, le arti sono arti. Okay, quindi lei impariamo per osservazione. Le arti sono quello che succede all'apprendista quando va nella bottega del falegname. Non è che il falegname gli spiega la natura chimica dell'essenza del legno di betulla rispetto. Il falegname dice: Guarda, la betulla la puoi tagliare, invece l'acero americano no. E da questo tipo. Operazionale, non è che gli può spiegare, che, che gliene frega al falegname di spiegargli a quello che sta a bottega come è fatto il legno nella sua essenza petrolchimica? Non, non, cioè, gli di, guarda, vogliamo sbrigarci a lavorare, prendi la betulla e lascia perdere eh, il, il tech canadese, ok? Perché il tech canadese non lo tagli nemmeno con la sega eh, di, di, di platino, la betulla la prendi e ci fai quello che ti pare, okay? Quindi. Operativo, efficacia, deve portare a un risultato qui e ora che per di più possa essere utile per te, per me, per, per, per chiunque altro, capito? Cioè, questo è il discorso. E lì l'attacco è proprio la demolizione delle arti. In alcuni casi simpatico, leggetevelo, perché insomma, nel caso della musica, per esempio, è fantastico. Cioè la musica va benissimo, a patto che non ci fate le teorie sopra. Se ci fate le teorie sopra la musica, allora proprio no. Cioè se cominciate a dire che essa è l'armonia dei cieli pitagorici, platonici, queste sono proprio tutte cagate. Se poi vogliamo fare la musica fatta bene, vediamo come funzionano gli strumenti, utilizziamo il legno migliore per farli, allora va bene. Okay. La musica non è che viene bandita, non viene bandita manco la grammatica, eh. Cioè, la grammatica che non funziona è la grammatica, diremmo noi, eh, analogista, quella che pretende di mettere le regole che dunque mettono il bavaglio alla lingua. L'unica grammatica che funziona è quella anomalista, per cui famo lo strano e è l'uso quello che è detta la grammatica, non la regola. Okay? Tutto così, okay? perché ovviamente tutto si rifà poi all'uso, all'osservazione, all'esperienza, eccetera, eccetera. Questo è il quadro teorico che c'è dietro sesto empirico che però non mi sembra abbia trovato tutta sta fortuna, non se l'è filato nessuno perché è diventato perché, to, perché la gente ha letto Hegel scusate la dico, perché purtroppo vi fanno leggere Hegel, e questo è il problema grosso e quando uno legge Hegel dice oddio l'ha detto Giorgio, Guglielmo anche Federico, cioè voglio dire che poi fa di più, e poi fa un sacco di cose di più, perché Hegel ci ha massacrato, ci ha massacrato ma spero che non registri ci ha letteralmente rovinato perché ha dato il via a un certo modo di fare storia della filosofia che è ovviamente un tribunale, non la comprensione di quello che c'è stato nella storia della filosofia, ma una pre-comprensione alla luce del sistema. E questo ha danneggiato gli scettici perché gli scettici sono diventati buoni solamente come martelli, eh, ma non erano solo martelli, erano molto di più, avevano sfumature molto più importanti. Tanto nel caso dello scetticismo accademico quanto nel caso dello scetticismo pirroniano. Quindi, chi studia lo scetticismo dovrebbe avere il coraggio di tutti e due i tipi di scetticismi, di fare questa operazione, e cioè di andare a discutere con qualcuno che fa scienza per dirgli: guardate, lo scetticismo è una miniera. Non perché dà soluzioni, perché nessuno è così cretino, ma perché dà stimoli di riflessione su un modo di intendere il nostro rapporto con la conoscenza e di conseguenza per esempio lo piega in senso to totalmente operazionale, totalmente operazionale. Non ce ne facciamo niente di un empireo di grandi principi. A noi ci serve qualcosa che funzioni. Perciò ho parlato di soluzioni pragmatiche. La deficienza epistemica forte non impedisce le soluzioni pragmatiche. Noi possiamo essere deficienti fino all'ultimo sui grandi eh, punti di riferimento assoluti, eppure essere completamente efficaci nella prassi. Questo è il messaggio finale che si ricava da, da Sesto. Okay. Grazie ancora, Emidio. Grazie per questa appassionata e straordinaria difesa dello scetticismo. E Hegel, abbiamo 4000 pagine ancora da. Da leggere in più, purtroppo, e grazie veramente, grazie.